14 agosto 2024, Atalanta contro Real Madrid in Supercoppa Europea a Varsavia. Ecco, ora immaginate di sentire queste parole uscire dalla bocca di qualcuno più o meno 10 anni fa, anche solo 8, anche solo 7, ma anche solo 6. Non è un sogno, non è una finzione, l'Atalanta sfiderà la squadra più titolata d'Europa in una finale in cui c'è in palio un trofeo. Con un obiettivo, ovviamente, vincerlo, perché se l'Atalanta è qui è perché vuole provare a battere i più forti del mondo. Non c'è alcun dubbio sul fatto che l'Atalanta non arrivi a questa Supercoppa nelle condizioni migliori in assoluto. È chiaro, c'è il mercato, ci sono gli infortuni, ci sono tante attenuanti, ma l'idea è comunque chiara. Non ci sono alibi, l'Atalanta è qui perché vuole continuare a stupire. È il messaggio che hanno lanciato Mister Gasperini, Martin De Ron e anche Ademola Lookman in conferenza stampa. Perché l'Atalanta deve stare attenta al Real, ma anche il Real Madrid dovrà difendersi da quelle che sono le armi che ha l'Atalanta per fare male. In linea d'aria tra Dublino e Varsavia ci sono 2000 km. 84 giorni separano le due finali. Sarà una finale diversa questa, ha sottolineato Lookman, mentre De Ron si è emozionato ricordando le difficoltà in cui la Dea ha affrontato il Real nell'unico precedente a Bergamo, senza pubblico. Vogliamo vincere anche per loro, perché non c'è calcio senza tifosi. La Dea ha un debito con la sorte.